Ciao a tutti, io e Piccettino in versione estiva e di supporto perché siamo senza il mezzo principale, quindi stiamo usando il cellulare per fare questo video per voi, quindi purtroppo niente sigla. Vi vogliamo presentare il numero 75 di Dragonero, il Teppio Perduto. Informazioni di servizio, 3,90 euro, formato Bonelli, 98 pagine, bianco e nero. Partiamo subito con la copertina di Giuseppe Matteoni che è una figata, sembra una copertina di Mister No. Vedete? Questa specie di indios, la foresta, questo yen vestito strano, con questo vestito completamente bianco e particolare, quasi una sorta di calzamaglia classica e una specie di sciarpa, non so come definirla, ma la cosa più bella che veramente ti tocca di questa copertina è il rosso minaccioso, la luce che filtra, quindi è una foresta veramente bella anche da vedere, da immaginare, quasi claustrofobica, e yen, che però non è guerriero, è guardingo, è alla fase di ricerca, sta cercando qualcosa. È una copertina molto, 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 molto bella. Mi piace davvero tanto, per certi versi è molto Mister Noiana, ma non sarà l'unica cosa che richiama Mister No qui, ma è veramente bella, mi è piaciuta, quindi i miei complimenti, promossa al 1000 per 1000. Entriamo però dentro nell'albo. Riassuntone delle due parti precedenti, perché questa è la terza e ultima parte di una trilogia. Luca Barbieri con le cronache delle Rondar ci porta a qualche riferimento passato, cosa andare a recuperare, lo speciale del 2016, eccetera, eccetera. E poi ci propone un giochetto. La prima tavola di questo arco è di un altro disegnatore, ma è la stessa tavola con cui si chiude il precedente, quindi potete fare un po' un cane cane gatto gatto se ci riuscite e se avete voglia di farlo. Noi ci focalizziamo su questa, disegnata da Giuseppe De Luca e Fabrizio Galliccia. Galliccia fa una parte, De Luca fa la maggior parte. Beh, solo l'apertura vale il prezzo del biglietto, guardate che bella. E tutta la prima parte con Sera e Nyx, con la caccia a un qualcosa, che non voglio farvi vedere anche se l'avete probabilmente intravisto, guardate che bella che è Sera. Ma è spettacolare. Pagine di azione, senza didascalie, se non magari pensieri di Sera iniziali, ma è veramente bella, cioè sta in piedi totalmente da sola. E poi, guarda, spettacolare, cioè davvero. Giuseppe De Luca è un mostro, guardate anche con che dignità disegna Sera, si vede che poi un personaggio probabilmente gli piace anche molto. Poi abbiamo queste viste, questi panorami, questa è la fortezza di Ighegenna, che è la tecnocrate negromante ed è una parte delle sottomissioni che compongono questa trilogia. Sera, preda dei ricordi precedenti perché in questa torre c'è già stata, non vi dico altro. Guardate che bella che è Sera, ha un fascino femminile, però ragazzina, c'è una cosa molto particolare, a me piace tantissimo Sera, soprattutto come viene fatta qui. Cosa posso dirvi? Che secondo me è bellissimo, guardate che bello anche Nyx che vola, è impressionante. E ora vi faccio vedere una tavola, pagina 26, che fa paura, sembra presa da Mister No, invece è una tavola di Drago Nero, bravissima, fantastica. Esias fa quasi paura nel suo essere classico. Cioè, è un negromante, mago classico fondamentalmente. Sembra preso da una carta di Magic, sembra un po' Tezzeret, probabilmente di Magic per certi versi, almeno mi ha ricordato un po' quello. Yan è completamente solito, cioè Yan e Kmor vengono disegnati molto bene e soprattutto hanno molta espressività, vedete? È molto bella come cosa. E loro devono andare a caccia di un qualcosa. Vi ricordate? Faccio vedere anche queste meravigliose tavole, cioè, c'è solo da sfogliare e divertirsi. E questa però è la parte di Luca. Abbiamo anche però Fabrizio Galliccia, che invece fa la parte che si contraddistingue da questo bordo nero. Perché? Perché c'è un altro mondo che viene coinvolto, un mondo più oscuro, più cattivo, in cui servirà tutta la forza di Yan. Vedete? È molto più graffiato qui il tratto, molto più sporco per certi versi. Poi guardate che belle queste tavole. Quasi si contrappongono a quelle non dolci, ma quelle più quasi raffinate di De Luca contro questa grossezza, questo cattiveria, questo stacco. Tra i due stili c'è uno stacco enorme. Faccio vedere anche Aura. Beh, non voglio far vedere troppo spoiler. Che è molto ben caratterizzata anche lei, per quanto non sia il mio personaggio favorito. E poi avremo un finale
che è un fine dell'episodio per modo di dire. Guarda che bello. A livello grafico, De Luca, Giuseppe De Luca e Fabrizio Galliccia sono impressionanti. C'è un albo fantastico da vedere, ho fatto vedere delle cose un po' random, ma è tutto da sfogliare. Da sfogliare, ma anche da leggere. Da leggere perché Stefano Vietti tira un po' le fila di quel problemino che stanno affrontando i nostri. Si è aperto un varco degli abomini. Lo sapete, va chiuso Aura e Alben erano là a cercare di contenerlo. Yannick Mohr devono andare a trovare Ajax, che è questo negromante che Alben conosce, che sa come chiuderlo e sa cosa deve andare a prendere questa reliquia. Dov'è, cos'è, perché è questa caccia, quindi non vi voglio svelare molto. Sera nel frattempo è costretta ad andare a rischiare la vita per andare a prendere un antidoto. Perché? Perché questo varco emana dei miasmi. Questi miasmi sono pericolosi, sono mortali. Qualcuno muore subito, qualcuno invece si becca una specie di malattia, ecco. Yannick Mohr ce l'hanno, Alben anche, Aura anche. Quindi tutti sono impegnati. E è molto particolare come albo, perché poi alla fine Jan si fa pochi scrupoli a un certo punto. Non dico che diventa devoto al male, però succedono alcune cose, due per la precisione, in cui la bontà, diciamo, e la nobiltà di Jan viene messa molto a dura prova, nel senso, una parte soprattutto. Con Ajax di mezzo, perché Ajax è un po' un personaggio ambiguo, molto interessante, ma ambiguo. Gmor fa qualcosa di molto particolare alla fine, che mi ha spiazzato, cioè mi ha anche terrorizzato per certi versi. E Aura è secondo me il personaggio che qui ne esce quasi peggio. Non dico che abbia sbagliato, però è una cosa particolare. Cioè, il finale di questo albo è molto strano. Sera sta prendendo una sua direzione che potrebbe non portarla a rimanere così innocente come l'abbiamo vista finora, ma lo sappiamo, dopo il trauma delle guerre, quello che gli è successo, sta cercando il suo percorso. Chissà che non lo trovi in un altro modo. Yannick Mohr fanno ancora parte del duo, eccetera, però si stanno comportando in maniera un po' più decisa. Ne hanno viste troppe, ne hanno passate troppe, e Vietti qui li fa agire entrambi in un modo un po' particolare. Soprattutto, ripeto, il finale con questo Gmor mi ha molto scombussolato. Cioè, per certi versi ho cercato di capirlo, di rileggerlo, perché questo Gmor è molto strano. Ecco, mettiamolo così, strano è il termine che mi sento di utilizzare. Alben è Alben, Aura meno Deus Ex Machina, però anche qui si cerca di elevarla quasi. Non capisco se cerca di dargli una quotazione di un certo tipo o se proprio si cerca di utilizzare lei per non snaturare troppo gli altri, perché quello che andrà a fare è molto particolare. Tutto questo è la chiusura di questo primo cerchio e l'apertura di qualcos'altro. Qualcos'altro che scopriremo tra un mese andando a Solian, perché qualche cosa si sta muovendo. Sappiamo che quest'inverno Dragonero avrà un'altra maxi saga scossone, chiamiamola così, e vediamo dove si andrà a parare. Al momento posso dire che questa trilogia è bella, davvero bella, pur nel suo essere semplice, scorrevole, abbastanza telefonata per certi versi. Certo, non mi aspettavo la risoluzione del, beh, non ve lo spiego perché sennò vi spoilerò troppo, che è molto carina. Però quello che colpisce di più sono i personaggi, il come vengono utilizzati e le decisioni che vanno a prendere i personaggi. Sta modificando un po' i character, secondo me. Soprattutto, ripeto, Gmor sul finale incredibile. Per certi versi anche esageratamente, non dico inspiegabile, però difficile poi riguardare Gmor con gli stessi occhi, con quello che vedo qui in fondo, per quanto mi riguarda. Jan, che esso stesso si giudica meno buono di quello che effettivamente vogliono far passare, e lo scoprirete qui. Insomma, è un mutare. Cioè, tutti i personaggi dopo la Regina Nera sono un po' cambiati. Hanno tutti forse meno scrupoli, chiamiamoli così. E sicuramente anche Alben, sia Ajax dice alcune cose, ma sicuramente anche Alben qualche scheletro nell'armadio piuttosto grosso ce lo deve avere. Insomma, questo è un album molto, molto, molto particolare. Sicuramente non è l'albo che consiglio a nessuno per iniziare,
Cioè, non è che dici, ah, che bello, lo compro e si divento fan di Drago Nero. Probabilmente ti mancano troppi tasselli. Però, se vuoi una lettura per darti un'idea di un fantasy particolare, ma soprattutto per cominciare, per dare un punto, prendilo. Poi pian piano recupererai, eccetera, tutto quello che vuoi. È un albo che è un po' ancora di transizione. Vediamo che cosa si metterà in pista per far partire questa nuova saga autunnale. Insomma, 3,90 euro ben spesi. Qualche grosso punto di domanda, qualche strabuzzo di occhi nei personaggi principali e in alcune loro scelte, per quanto non condivisibili ma capibili, però qualche strabuzzata d'occhi io l'ho data. E boh, non lo so, Aura è sempre un po' un personaggio che per me sta tra l'osco e il fosco con la maghetta lì, ancora non l'ho ben inquadrata, non ho capito se mi piace o meno. Posso dire che il pacchetto si ripaga dei suoi 3,90 euro, cioè veramente ti mette voglia di capire cosa succederà. Ecco, diciamo che la parola continuity in Drago Nero ha molto molto senso e è tutto legato. Drago Nero non è un fumetto, Drago Nero è proprio un universo e io sono contento che ogni mese ne faccio parte leggendolo. Mi raccomando, provateci anche voi a leggerlo perché ne vale davvero la pena. Quindi, Il Tempio Perduto, terza parte di una trilogia, quindi magari non comprate proprio questo se non l'avete mai letto, ma cercate magari sulle bancarelle oppure anche alla Feltrinelli o alla Mondadori, che ci sono i volumoni grossi che raccolgono delle saghe vere e proprie. Ve lo consiglio, soprattutto quello grosso da 26 o 28 euro che contiene le origini, perché quella è una storia basilare per Drago Nero e viene citata anche qui, tra l'altro. Quindi, se invece siete fan e già lo leggete, vabbè, ovviamente prendetelo. Bel numero comunque, davvero. Graficamente spettacolare, niente da dire, c'è cioè, certe aperture, certa espansività, cioè non so come definirlo, bello, davvero bello. A livello di storia particolare, molto intrigante, molto, molto, molto intrigante. Mi raccomando, Drago Nero 75, Il Tempio Perduto vi aspetta e concludiamo questa trilogia degli abomini, chiamiamola così. Ciao a tutti, io e Piccettino siamo sempre qui. Ci scusiamo oggi se siamo un po' coi mezzi di fortuna, ma va così oggi. E baci e abbracci. Ciao a tutti.